Salve ragazzi, sono Yada e bentornati su Dark Souls. Ci apprestiamo ad andare nelle catacombe e quindi io vorrei fare un piccolo accorgimento per evitarci una rottura di scatole immensa. Depotenzio, l'ascia da guerra grezza, la faccio con un'ascia da guerra più 5, per poi poterla rendere divina, poi vedrete del perché. Il divino aggiunge uno scaling che noi non useremo come un fede, però effettivamente aggiunge anche un danno divino che a noi serve. In alternativa, se non avete un'arma più 5, potete depotenziare il randello occulto e farlo tornare un randello divino più 5, perché il potenziamento occulto è successivo a quello divino. Oppure potete usare, se avete la fede già abbastanza alta di vostro, la spada leggera di Astora, che era quella che praticamente sbagliato. Dicevo. Che era quella che praticamente stava sul cadavere, sul drago zombie. Quindi adesso le catacombe. Andremo a sconfiggere il signore, il primo non mo il primo morto, il grande primo morto, viene chiamato così, ovvero Nito. Mettiamoci qui la nostra bella ascetta, che non trovo. Ah, quanto possiamo camminare? Ecco, non la trovavo. Allora, perché dobbiamo usare un'arma divina? Tra l'altro qui non vi avevo fatto vedere, ma prima Frampt, vabbè, se n'è andato via, ma prima qui c'era dell'acqua che è caduta tutta quanta giù quando si è aperto il passaggio di Frampt. E perché ci serve un'arma divina? Perché qui, per meglio dire, più avanti, gli scheletri non muoiono. Continuano a respawnare, cioè, cadono e si rialzano, cadono e si rialzano. Questo a meno che non soddisfacciamo una di due condizioni. O li uccidiamo con un'arma divina e basta un'arma che abbia un minimo di danno divino. Oppure sconfiggiamo colui che li controlla. Perché qui ci sono dei necromanti che controllano e continuano ad animare gli scheletri. Ora io, per puro scrupolo, vorrei vedere quanto danno gli faccio. Avrei voluto evitarlo. Che non gli faccio quasi niente. Mi sono messo così per evitare l'esplosione. Avevamo già visto quegli scheletri esplosivi al. Dov'era? A Petit Londo, mi pare. Ok. Se noi non avessimo avuto un'arma divina, a questo punto questi si sarebbero semplicemente rialzati. Io qui mi curo perché continuano a essercene parecchi. Perfetto. Qui c'è il primo falò delle catacombe. Tra l'altro preferisco togliermi dalle scatole direttamente così, piuttosto che stare ad aspettare. Allora, il necromante va ucciso, e vabbè perché ci sta in mezzo alle scatole letteralmente. Sì, vabbè. Fai un po' il bravo. Perfetto. Dicevo, qui sotto c'è il necromante, che vorrei affrontare per ironia della sorte. Ma shottiamo, pensavo avesse più vita, devo essere sincero. Qui c'è il falò che vi avevo promesso. E qui la prima di una lunga serie di leve che ci porteranno sempre più in profondità nelle catacombe. Mentre si attiva tutto il macchinario. Setto questo come falò predefinito e vado avanti. Ovviamente qui sono respawnati gli scheletri, ma che vorrei ignorare in questo momento perché altrimenti ci affittiamo veramente domani. Ok. Abbastanza belle queste delle catacombe, non trovate? Ce ne siamo tolto uno. Lì c'era il necromante che ci sparava addosso, cioè ci spara tuttora addosso. Chissà se riesco a. Ecco, adesso vedete cosa succederà a quello scheletro, che non abbiamo ucciso nella maniera giusta. E. Ah, una maniera relativamente facile per ucciderli questi sarebbe farli cadere di sotto, in quanto vivi, morti che siano, una volta giù muoiono. Ok. Ah, i necromanti non respawnano. Penso che me l'avete notato prima, ma per precisione lo dico. Ok.
Volevo avere un attimo la visuale sgombra perché sennò non ci capisco più niente, troppi scheletri nel mezzo. Adesso. Tu ti togli dalle scatole. 1, 2 e 3. Certo, dovevi dare 3 accettate per buttarne giù uno. Lì non è la strada giusta. 1, 2 e 3. Perfetto. Preferisco essere un po' pragmatico qui perché sennò ci fanno il culo. Perché è pieno qui di scheletri. Tra l'altro molti fanno confusione chiamandoli non morti, ma a conti fatti in Dark Souls questi non sono non morti. Noi siamo non morti. Queste sono creature necromantiche. Mentre i non morti sono creature che, almeno in Dark Souls, non hanno nulla a che fare con la necromanzia. È quasi una forma di vita naturale, per quanto sembri veramente strano da dire. Ok, questo percorso è chiuso e dobbiamo attivare l'ennesima leva e... Qui sto correndo perché preferisco avere a che fare con qualche scheletro extra piuttosto che beccarmi... Ora, come questi si rialzeranno? No, sono morti morti, perché erano controllati sempre al necromante di prima. Come vedete la parete di dietro... Oh, questo si viene là. Ho preferito curarmi perché... Vai giù. No, chiedere troppo. Io mi ricordo la prima volta che ho fatto questa parte è stata veramente una rottura di scatole perché non sapevo delle armi divine. Quindi ogni scheletro che uccidevo si rialzava. Così, per me si era senza un criterio, pensavo semplicemente non si potessero sconfiggere. Al che cosa ho fatto? Ho preso e iniziato a correre. Mi sono fatto l'intera area praticamente in run. Cosa che avevo intenzione di fare perché secondo me si fa molto prima. Quelli sono gli spuntoni di cui vi parlavo prima. Qui ci siamo tolti anche l'altro necromante. Cosa che fra l'altro se continuiamo di questo passo, penso che facciamo prima usare la furia di Quelaag. Tanto ormai i necromanti li abbiamo tolti dalle scatole. Ce li siamo tolti. E muori. Perfetto. Dicevo, qui ci sono vari oggetti, ma che penso ci impiegheremo gli anni a trovare tutti. No. Risorto, risorto. Ok, quello perché secondo voi è morto così? Fate delle domande. Ok, ennesimo oggetto che comunque è quantomeno non essenziale in questo momento. Continuiamo a scendere. Qui probabilmente moriremo per la mia, come la vogliamo chiamare, inettitudine. Penso sia il termine migliore, sì. Io mi ricordavo che qui c'era un'altra strada, che ora non vedo evidentemente, altrimenti ve l'avrei mostrata. Ecco. Ecco, era questa la strada che cercavo. E muori. Perfetto. Adesso voi scheletri, se mi fate la cortesia di morire in maniera... Non far uccidere... Non far morire me. Morire voi. Ah, non pensavo passasse anche il combustione normale. Perfetto. Tra l'altro fino a qui adesso abbiamo pulito la strada. Qui volendo si scende e si fa prima. Però vabbè, io ci provo, vi faccio vedere. Penso che morirò per la caduta, ma... C'è una... come vogliamo chiamarla? Scorciatoia? Non mi ricordo precisamente dove bisogna cadere. Tipo così. Perfetto. Così. Se ci riesco ho risparmiato un bel pezzo di strada, ma probabilmente non ci riuscirò. Ho questa sensazione. Perfetto.
Qui parte una cutscene perché siamo uno dei fabbri del gioco, Vamos. E probabilmente subito dopo moriremo. È un po'. È una creatura un po' strana perché di fatto è uno scheletro animato, come quelli che abbiamo incontrato, ma non si capisce bene di a che razza appartenga, di base. Dimostrazione di forza gratuita. Molto gentile. Poverello, lui sta qui a lavorare. Arriviamo noi. Facciamo casino, gli tiriamo giù i scheletri dentro il laboratorio. Ok, ero convinto di aver equipaggiata. Adesso, e qui moriremo quasi al 100%. Tra l'altro, se parliamo con Vamos, vi mostro. Vediamo un po', vi faccio vedere cosa può fare. No, cosa poi ci si può acquistare. Osso del ritorno, che fa sempre comodo. Titanite, che fa sempre comodo anche questa. Gli attrezzi per armature e le frecce. Allora, visto che stiamo per perdere probabilmente tutte le nostre anime, io mi voglio comprare un po' di titanite, un po' di questi e un'altra titanite ancora. Perché dico che stiamo per perdere tutte le nostre anime? Perché qui avanti c'è. Ci sono i nemici più stronzi, scusate il termine, di tutto Dark Souls. Almeno così li tengo da tutti, mi vesto un po' più pesante perché così forse ho una piccola possibilità di non morirci. E rimetto la furia di Quelaag. Che tra l'altro con la quantità di anime che abbiamo adesso, che ovviamente quando dico anime dovrei dire umanità, di fatto dovrebbe fare parecchio danno. Ok, quindi. Sono quelle rotelline lì giù. Sì, si sconfiggono facilmente, eh. Nel senso che hanno poca vita. Però, se dovessero colpirmi, mi tolgono tutta la stamina. Tanto ce ne sono parecchie aggrano da lontano, quindi mi sto guardando bene intorno. Dai, partimi. Vieni qui. Se mi colpissero comunque mi avrebbero tolto tutta la stamina. Ti pareva che mi aggrava anche l'altro? Perfetto. Quello un po' meno perfetto. E lì c'è un'altra rotella e un'altra rotella. Non so quale arriverà per prima. Ah, non era morta. Non andate a rompere le scatole a Vamos, per favore. Sennò quello mi uccide, letteralmente. Dai, venite qua. Sei brava. Bravissima. Ok. Adesso. E tu da dove cacchio scappi? Non ne ho la minima idea. Vamos non si è arrabbiato, meno male. Ok, qui potrebbe atterrare, ma non è successo fortunatamente. Vabbè, ignoriamo, lì c'è un Black Knight, per quello avevo paura che mi aggrasse anche lui. E mi guarda alle spalle per paura dell'ultima rotella. O scheletro ruota, chiamatelo un po' come preferite. E adesso affrontiamo un boss che è ritenuto, secondo me un po' ingiustamente, il boss più facile di Dark Souls. In quanto. Praticamente si trova nel, possiamo definirlo, punto sbagliato. Cioè, vabbè, intanto scendiamo. Ho paura che la caduta mi uccida. È una cosa abbastanza ridicola, però. Vabbè. Vabbè, andiamo così. Ecco qui, girandola, il negromante. Come ho detto prima, boss abbastanza sottovalutato perché semplicemente è debole. Ma è debole perché in realtà nella mente di From Software questo boss era stato concepito per essere tipo un boss da affrontare inizio gioco. Infatti tutto quello che abbiamo fatto fino adesso si può fare tranquillamente a inizio gioco e venire a sconfiggere girandola. Tra l'altro, sconfiggere girandola è parte dello scopo della Via Bianca. Avete visto quanta poca vita ha?
Noi prendevamo in giro Gwendolyn, però... Dov'è? Non lo vedo. Eccoli qua. Dicevo, noi prendevamo in giro Gwendolyn, però... Eccolo, è morto. Girandolo è morto. Rito dell'ascensione ottenuto. In teoria dovrebbe darmi anche una maschera. Maschera del figlio. Ottimo. Umanità e osso del ritorno. Perché praticamente Girandola ha rubato tempo fa a Nito il rito dell'ascensione, che praticamente è un'arte. Faccio prima a dirlo, ma attento a farvelo leggere rispetto che a dirlo a voce. Eccolo qui. Arte del sacrificare umanità per ravvivare il falò, per ottenere Estus Extra. L'ascensione era un rito sacro tramandato dai chierici, ma i non morti possono imitare il procedimento esattamente come annullano il vuoto con l'umanità. Bizzarro come gli umani non sappiano cosa farsene della loro umanità prima di divenire non morti. Quindi, praticamente, con questo sistema possiamo potenziare il falò oltre il limite finora ritenuto tale. Se vi ricordate, il falò più di 10 fiaschette non riusciamo a dargliele. Qui faccio un cambiamento tecnico nel mio equip. Dov'è? Usiamo la larva del sole, che come avete, avevo detto prima, genera effettivamente una luce. Questa è la tomba dei giganti.